Una delle specifiche del professor Curi è che si è occupata, si continua ad occuparsi di un campo che molti filosofi purtroppo continuano a ignorare, che è quello del cinema. Il cinema non come lettura filosofica dei film, se posso essere netto, ma proprio come autore filosofico. Allora, Heidegger diceva che la scienza non pensa, il cinema può pensare. Sì, anzi, il presupposto da cui sono partito nei lavori che ho dedicato ai film, appunto, è quello che, ma insomma, è stato anche già autorevolmente e perentoriamente affermato da Gilles Deleuze, che i cineasti devono essere considerati filosofi, filosofi che pensano mediante le immagini. È in fondo, come dire, una mutilazione vedere e assistere, come si dice, a un'opera cinematografica senza coglierne il significato dal punto di vista concettuale. Qui vorrei evitare degli equivoci. Non si tratta di sovraimprimere in maniera più o meno pedante a un'opera cinematografica categorie di carattere filosofico o peggio ancora, come molti fanno, di dire ah, questo film vuol dire che ci richiama Platone o ci richiama Spinoza o può essere letto come un'applicazione di Nietzsche o di Marx. Noi non facciamo la stessa cosa quando valorizziamo la pregnanza filosofica di un testo tradizionalmente riconosciuto come filosofico e dovremmo accostarci ai film con lo stesso approccio, cioè essere consapevoli che vi è un contenuto che nel caso dell'opera cinematografica fa tutt'uno con la forma espressiva di questo contenuto, che ha uno specifico e intrinseco rilievo di carattere filosofico. Io ho l'abitudine di dire, in particolare ai miei allievi, che non devono temere, riferendosi a un approccio come quello che ora ho sommariamente descritto, non devono temere di guastarsi la visione del film. Al contrario, è un modo per goderne fino in fondo, perché siamo noi che troppo spesso mutiliamo una parte di questa opera, che è un'opera così ricca nella quale precipitano più livelli linguistici, qual è un film, perché ci limitiamo alla pura e semplice categoria bello-brutto, dimenticandoci invece di interrogarci su altre questioni che sono fondamentali e sono certamente soggiacenti all'opera cinematografica. E in questo senso si può pensare un film come un esperimento mentale, quelli che vengono usati nel mondo anglosassone, per intendersi, dove ci si cala in una situazione immaginaria, diventa un amplificatore di immaginazione il cinema, un facilitatore di esperienze che non possiamo fare nella realtà, in cui noi stessi sentiamo cosa si prova a essere in quella situazione. Quindi può congiungere forse l'aspetto emotivo del sentire con l'aspetto intellettuale più che la lettura magari di un testo filosofico. Questo a me pare un punto decisivo, nel senso che troppo spesso noi pensiamo che la filosofia, per essere genuinamente tale, deve essere apatica, cioè deve essere un esercizio puramente razionale, del tutto indifferente alla sfera degli affetti, dell'emotività, alla sfera passionale. Non è così, cioè non è così nelle origini, anzi. È bene ricordarlo, Platone dice esplicitamente che la filosofia, che Iride, è figlia di un pathos, è figlia di una passione. Ma poi io tante volte lo dico anche ai miei giovani allievi, che cosa li ha mossi alla scelta di studiare filosofia all'università? Certamente non, diciamo così, una considerazione astrattamente intellettualistica, ma un'urgenza, una passione, un bisogno, che è espressione appunto di quella sfera troppo spesso sottovalutata o emarginata, che è la sfera dell'affettività. E i film, devo dire, offrono la possibilità di recuperare l'intreccio strettissimo che c'è tra intelligibilità ed emotività. Sono occasioni straordinarie delle quali noi non dovremmo privarci. Un'ultima domanda. Ad Asia stiamo riflettendo da molti anni sul valore dell'oralità in filosofia.
Lei scrive, come tanti filosofi, fissa le sue idee in un testo. Anche se sono idee in cammino, rimangono però delle immagini, rimane qualcosa di a suo modo congelato. L'idea del cinema, l'idea della narrazione, ma soprattutto dell'oralità, come un campo in cui la filosofia può tornare a vivere. In fondo il Festival di Filosofia è un po' questo, ma forse ancora di più. Proviamo a immaginarci un mondo in cui le prossime opere filosofiche capitali non saranno scritte. Come potrebbero essere? Ma faccio fatica a immaginare quale potrebbe essere il futuro. Ho ben presente che cosa è stata la filosofia nel passato. Io credo che se noi ritorniamo a ciò che la filosofia è nel suo statuto originario, che è ancora, io credo, lo statuto più genuino, dico qui per inciso, semmai il problema è domandarsi se l'insegnamento di tante discipline filosofiche all'università abbia qualcosa a che vedere con la filosofia nel suo statuto genuino. Oramai è diventato un esercizio autoreferenziale, pura tecnica, privato di una vera e propria spinta come quella che appunto anima la ricerca, l'interrogazione dei grandi filosofi del passato. E allora se noi ritorniamo a quello che era lo statuto originario del filosofare, ci imbattiamo in un autore come Platone che non riuscirebbe neppure a concepire la filosofia, Platone diceva, se non come syn philosophein, cioè con filosofare. Non è pensabile la filosofia come esercizio astratto, né tantomeno come scrittura abbandonata a se stessa. La filosofia è appunto questa capacità di istituire un dialogo serrato, non diplomatizzato, non accademico, insomma non ridotto a una relazione pacifica, un dialogo anche decisivo, Platone ce lo dice, perché è in gioco la verità e quindi è un dialogo che spesso ha anche la forza di un polemos, di un conflitto, senza il quale la filosofia inevitabilmente inaridisce. Ecco, l'auspicio è che la filosofia sappia, in qualunque forma tecnica, ma sappia recuperare questa valenza originaria con la quale ci proviene dal mondo antico. Allora, mi tira per un'ultimissima domanda. Non può essere che un piano esperienziale della filosofia, cioè una filosofia vissuta nei termini in cui ce la proponeva adesso, abbia a che fare anche con una esperienzialità più esaminata del proprio interiore, cioè della propria mente, letteralmente, del proprio cuore, così come viene proposta dalle filosofie orientali, ad esempio. Io devo dire che quella della filosofia orientale ritengo essere una delle sfide, dei terreni di confronto e di riflessione fondamentali per quanto riguarda il pensiero contemporaneo. Lo dico, se si vuole, anche con un po', come dire, di malinconia, perché invece nel mio percorso di ricerca, pur avendo talora intravisto l'importanza di questi riferimenti, consapevole della complessità estrema di un lavoro serio sul pensiero orientale che passa attraverso, ad esempio, la conoscenza diretta delle lingue, non avendolo mai fatto, come dire, mi manca questa componente, ma mi faccio aiutare tante volte dal rapporto con i libri di coloro che invece l'hanno compiuto questo percorso e che possono aiutare anche me, un po', come dire, trincerato dentro la tradizione occidentale, a intuire almeno che cosa ci può venire da quell'altra parte del mondo. Bene, grazie. Su questa sirena che ci ricorda l'urgenza della verità, la ringraziamo e la salutiamo grazie, di grazie cuore. Grazie a lei.